Vuol dire questo, vuol dire anche che il commercio a Genova sta crescendo, contrariamente a quello che dicono tante persone, perché noi abbiamo molte persone che sono a Genova, anche se non sono fisicamente residenti. E il fatto che il commercio sia in crescita vuol dire che c'è ricaduta economica e occupazionale sul territorio. Il volano sta andando nel senso giusto. È giusto che ci sia la concorrenza per i cittadini. Noi facciamo tutto questo e facilitiamo l'arrivo degli imprenditori sul nostro territorio, perché questo significa che i cittadini avranno più opzioni di scelta e soprattutto avranno anche sconti. La concorrenza è quella che è l'anima del mercato, come hanno sempre detto, no? E quindi noi vogliamo far sì che ci sia la concorrenza per far sì che ci sia la massima ricaduta positiva sui cittadini, no? Cioè, sui cittadini, sulle imprese e su tutti quelli che vivono nella nostra area. Questo fa parte anche della qualità di vita. Sindaco, un altro dato assolutamente importante, l'occupazione, oltre 200 persone lavoreranno all'interno di questa struttura. Sì, certo, lavoreranno oltre 200 persone, ma ci sarà soprattutto la continuazione di quella crescita dei posti di lavoro che oramai abbiamo dimostrato, i numeri lo dicono, e in futuro sarà ancora di più, perché gli investimenti che arrivano sul territorio creano automaticamente occupazione, quindi siamo nel senso giusto. Ora bisogna cercare di non frenare la crescita, perché sarebbe veramente una tragedia, un peccato per il nostro, soprattutto per le future generazioni. Siamo in crescita, manteniamo la crescita, tiriamoci su tutte le maniche, le polemiche non servono, a questo punto serve che tutti quanti invece lavorino per crescere e la nostra città diventerà veramente una grande città internazionale. Sì, in conclusione, un altro dato significativo, Esselunga acquista molti prodotti del nostro territorio per poi addirittura ripromuoverli nei loro centri vendita in tutta Italia. Questo è di nuovo importante per la nostra città e per la nostra regione. Assolutamente sì, possiamo pensare all'export di Genova verso le altre regioni italiane e Esselunga è il vettore importantissimo per fare questo. Di questo noi ne siamo molto contenti. Sono andato in giro qualche mezz'ora fa per andare a vedere i prodotti, ho visto moltissimi prodotti locali, quindi sono molto contento di questo. E quando, diciamo, in Lombardia o in Veneto o in Val d'Aosta faranno le trenette al pesto avvantaggiate, vi assicuro che sarà una soddisfazione incredibile.